conferenza stampa di un altro film che sarà che è in concorso a Torino 37, che avrà la premiere questa sera. È un'opera prima. Io sono un po', non so come dire, un po' imbarazzato e nello stesso tempo orgoglioso di essere qui a parlare di questo film, perché insomma sono un po' legato ad alcune persone che vi collaborano, poi adesso vi dirò chi. Comunque è l'opera prima di due registi che sono accanto a me qui, Valentina De Amicis e Riccardo Spinotti. Se il cognome di Riccardo vi dice qualcosa è perché sì, è il figlio di Dante Spinotti e di Marcella Spinotti, che sono rispettivamente direttore della fotografia del film e coproduttore e produttrice del film, che dovevano essere qui con noi ma per motivi di forza maggiore non possono essere qui. Dicevo che insomma sono un po' tra l'imbarazzato e l'orgoglioso, perché conosco da molti anni Dante e Marcella, e sapete, Dante Spinotti è uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema contemporaneo. Ha fotografato quasi tutti i film, quasi tutti insomma, per buona parte dei film di Michael Mann, da Manhunter, Frammenti di un omicidio, Heat, Insider, eccetera, e è così, e fotografa anche l'esordio Now Is Everything. Allora, dunque, vorrei, giusto per togliermi la patata bollente, e quindi la lascio a voi, perché è un film molto difficile anche da spiegare e da raccontare. È un film enigmatico e misterioso, perché c'è un fotografo, c'è un amico morto, però è davvero difficile anche raccontarne in maniera semplice i rapporti tra i personaggi e lo sviluppo della vicenda. Quindi vorrei che foste voi a raccontarcelo. Io? Ok. Si sente? Sì, 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 si sente. Fantastico. Allora, grazie intanto a tutti per essere qui. Sì, è un film coraggioso, in qualche modo diverso. Il nostro esordio alla regia, abbiamo cercato di creare qualcosa di diverso, andando un po' fuori dai canoni di quella che è un po' la struttura narrativa canonica. E l'idea era quella di concentrarsi molto, esplorare l'inconscio maschile in qualche modo, quindi un'esplorazione in questo mondo sconosciuto che è appunto l'essere umano, principalmente quello dell'uomo, che è connesso chiaramente poi a una relazione tra donne. Quindi cosa accade quando un evento traumatico come la morte appunto di un amico, come dicevi, e questa scomparsa misteriosa della sua compagna, appunto fidanzata, cosa accade, cosa scatta nella mente di in questo caso di questo giovane fotografo e artista. E ci siamo in qualche modo divertiti un po' a cercare farci delle domande, no? Su quella che è appunto proprio l'identità, da quello che per quanto mi riguarda il cinema è un'esplorazione di quello che è la propria identità, almeno quello che abbiamo noi cercato di fare è proprio esplorare anche noi stessi, ricercare anche noi stessi, perché in qualche modo Nicolas, che è il protagonista, è un fotografo, quindi come registi, poi Riccardo è anche insomma un grande fotografo, e è stato un po' questo, quindi porsi delle domande, e a volte si trovano delle risposte, a volte no, ma non è il punto, non è trovare delle risposte, ma farsi delle domande. Vuoi aggiungere qualcosa, Riccardo? No, no. Ah, bene, va bene. Allora però spiegaci tu il significato del titolo, perché vuol dire tante cose, può anche darsi che si possa tradurre in molti modi. Certo. Ok, perché Now Is Everything? Ma due motivi. Il primo è che abbiamo iniziato a scrivere il copione quando è uscito un disco degli Arcade Fire che si chiama Everything Now, quindi è un ode a loro, anche loro hanno marito e moglie nel gruppo, e in più now a livello filosofico, insomma, quando si ha la volontà di perdersi nel presente, è proprio lì il momento che
si possono trovare delle speranze riguardo il connettersi con i misteri dell'universo. Quindi è un universo che è sempre presente nel film, ci interessava questa ossessione di ricordare al pubblico della dualità fra il sogno e l'incubo, il giorno e la notte, e quindi per questo il titolo. Ok. Mi raccomando, se avete sempre domande fatevi vedere. Ci parlate un po' del lavoro con gli attori, perché è molto interessante. Allora, il film è contestualizzato e ambientato a Hollywood, ha una partecipazione a mio parere straordinaria di Anthony Hopkins, che compare e dice le sue cose nel suo tipico modo ed è bravissimo, cose naturalmente molto enigmatiche e misteriose, come tutto il film, però il film è attraversato da tanti volti conosciuti, se non a Hollywood, ma comunque da chi guarda film, da chi guarda immagini, e credo che il vostro lavoro con loro, che sono prevalentemente giovani, insomma, è davvero, si capisce dal film, mi sembra sia stato davvero molto valido. Quindi ci parlate un po' e ci dite voi stessi chi c'è. Certo, per noi è un sogno che si avvera, insomma, il poter lavorare con non solo Anthony Hopkins ma anche con Melora Walters, straordinaria attrice di Magnolia, con Rita Taggart, che è la moglie dello scomparso Haskell Wexler, che ha fatto anche un pezzo della fotografia di Days of Heaven. E, insomma, il piacere di lavorare con persone del genere è che loro sono artisti, quindi, cioè, è il totale opposto della star. Quindi quando si trovano persone che riflettono la propria sensibilità, allora il lavoro non è più lavoro, si tratta di assicurarsi che c'è un'armonia sul set e far sì che le persone si esprimano liberamente. Quindi inclusa anche una Madeline Brewer che insomma, con ogni Chuck citava un qualcosa di nuovo e misterioso, che rendeva il tutto molto fresco. Quindi per noi semplicemente è un onore aver lavorato con degli artisti che detestano l'arroganza, detestano preconcetti, che non stanno lì a causare tensioni inutili, diciamo. Sì, è totalmente. Siamo grati di aver avuto questa fortuna, soprattutto su un primo film, su un film piccolo, di aver avuto questo gruppo di persone, quasi non ci credevamo, perché insomma avere questi attori, abbiamo la costumista che insomma è pluripremiata Oscar, Colleen Atwood, poi nel cast c'è Camille Rowe, anche che è una giovane attrice, viene dalla moda, ma anche lei è molto molto brava. Devo dire che il regalo più grande, la fortuna più grande per cui siamo veramente grati, è aver trovato un gruppo di persone, dalla troupe agli attori, produttori, direttore della fotografia, scenografo, che in qualche modo riflettono la tua sensibilità. Questo per un regista è il regalo più grande, soprattutto ti mette nella condizione di poter collaborare, che poi è, per quanto mi riguarda il lavoro con gli attori, è una delle cose più preziose, più importanti per un regista. Quindi si sono affidati totalmente a questo film diverso e siamo entrati insieme in questo progetto. Quindi molto molto fortunati. Anthony Hopkins, tra l'altro, io non lo conoscevo, invece Riccardo aveva già fatto un cortometraggio con lui in passato, e con lui è stato quasi una roba surreale, nel senso che quando ci siamo trovati sul set con lui quel giorno io ci credevo, perché dicevo, ma lui, cioè, era una roba, pur venendo da tanti anni di cinema, quindi avendo lavorato e collaborato con star, attori, e ti rendi conto che appunto questi grandi attori sono dei grandi artisti, per cui sono le persone più generose, più ricche dentro, e ti mettono a tuo agio e sono lì soltanto per
esprimersi e collaborare con te. Ma appunto vedi che tu dicevi che è bello lavorare con persone che detestano l'arroganza, quindi che insomma non se la tirano eccetera, e che non sono non sono star, almeno non lo sono secondo l'accezione comune, però Anthony Hopkins la è. Lo è, certo. E quindi evidentemente c'è questo luogo comune della star hollywoodiana che è un piantagrane, eccetera, no? Ma mi pare di capire che Hopkins non lo è, no? Certo, lui è da 15 anni, cioè per fortuna che ha conosciuto sua moglie che l'ha introdotto alla pittura, a comporre musica, a scrivere poesie, insomma, lui è un uomo che si sveglia ogni mattina, guarda il suo gatto, si sente inferiore al gatto, va al bagno, si guarda allo specchio, decide di rispettarsi e affronta la giornata. Nel senso, ci ha spiegato che da quando lui ha lasciato perdere certe sue rigidità, è lì che è iniziato, con tutto il silenzio degli innocenti, insomma, a prendere. Quindi è un uomo che dà priorità a un certo tipo di leggerezza, e questo rende tutto speciale. Senti, invece, naturalmente io avevo preparato alcune domande anche per tuo padre, ma perché comunque il lavoro, quando vedrete il film, se alcuni di voi, magari alcuni di voi l'hanno già visto in proiezione stampa, ma se lo vedrete questa sera, il film ha una post-produzione davvero eccellente e inconsueta per un prodotto così indipendente, a basso costo, eccetera. E naturalmente una delle eccellenze, uno dei valori che più spiccano è, chiaro, la fotografia di Dante, insomma. Come riesce a gestirsi, se puoi rispondere naturalmente, tuo padre, tra le grosse produzioni a cui è abituato, a cui era abituato da 30 anni fa, 20 anni fa, perché ieri mi diceva che invece oggi cerca di più l'indipendenza, e appunto un film così, se posso permettermi, anche piccolo, cioè più intimo, più privato, no? Come riesce a gestirsi? Se posso dire che il momento che ho visto mio padre più ispirato su un set cinematografico era quando ha lavorato con Anthony Hopkins per un film che ha diretto Hopkins, che si chiama Slipstream, che è totalmente folle, dove ci sono una quantità di colori, di tagli spaventosi, cioè una vera provocazione. E quindi per lui, anzi, si sente anche più a suo agio in questi tipi di film che magari non è tutto impacchettato, tutto preparato, eccetera. Quindi, insomma, lui è un amante della macchina a mano, un amante di certa arte sperimentale, quindi insomma magari ha avuto più disagi nelle produzioni più grandi, anche se non sembra, ma insomma. Anche perché immagino che debba gestire conflitti di interessi, certo. E comunque personalità ben più, cioè, sì. Un pochino un po' più forti, assolutamente, certo. E anche insomma il fatto della lingua, gli inizi in America, certo, sono stati complicatissimi, certo, per e quindi per fortuna che insomma il suo istinto è per l'arte, è per esprimersi come prima cosa. Sentite, vi faccio un'ultima domanda. Lo abbiamo detto più volte oggi qui, il film è un film indipendente, totalmente indipendente, non soltanto perché è piccolo e privato, ma perché comunque è fuori dai circuiti di potere hollywoodiani più conosciuti. Ma secondo voi può esistere ancora oggi, con gli scenari culturali e visuali così diversi rispetto a 40-30 anni fa, può esistere ancora un cinema veramente indipendente, e se può, che fine può fare, che fine può avere, che percorso può avere?
Sì, io credo che... Ma è stato interessante perché prima di Torino noi siamo stati a un altro festival a Tallinn e abbiamo fatto diverse proiezioni e tutte le proiezioni che sono state fatte sono fortunatamente state tutte sold out. La cosa interessante di queste proiezioni è che c'erano tantissimi giovani entusiasti, quindi secondo me sì, cioè la risposta è sì, un cinema indipendente soprattutto per i giovani, ma per tutto il pubblico ovviamente, sì, c'è la possibilità di un cinema indipendente, perché secondo me c'è anche una necessità di raccontare e vedere certe cose. È ovvio che oggi come oggi, con tutte queste anche piattaforme televisive, no? Amazon, Netflix, certo. Da un certo punto di vista la televisione è decollata e ha preso anche per grandi registi, grandi attori, ma secondo me questo è un bene, nel senso che dà soltanto ancora più libertà a persone di esprimersi, quindi c'è, tra virgolette, più lavoro per tutti. E ovvio che il cinema in qualche modo, no, ha subito un cambiamento, perché insomma la televisione adesso è tanta televisione, anche di ottima qualità, però secondo me c'è una, almeno la risposta che noi abbiamo avuto dal pubblico da questi primi festival è stata una risposta, soprattutto dal pubblico giovanile, molto forte e intensa, e che desidera vedere cose nuove, diverse, c'è una necessità di... Sì, credo. Sì, speriamo, insomma, perché sicuramente fa piacere essere qui, sentirci accolti dopo, insomma, tanti mesi strani dove non pensavamo che questo film andava da nessuna parte, quindi insomma la nostra intenzione era di creare un desiderio di perdersi in certe cose, quindi sì, lo speriamo. Va bene. Allora, il film avrà la premiere questa sera alle 19.30 alla Reposi 3 e vi ringrazio tantissimo, grazie, grazie Valentina, grazie Riccardo, grazie e in bocca al lupo per questa crepi, sera. Crepi, 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 crepi.